Bless and love dal vostro Rassale, un big up a Vito No War, a tutti gli amici di Reggae Radio Station. Questa è Radio Connection, la trasmissione di Reggae Revolution dedicata alle news, curiosità, al corso di giamaicano che questa volta lo sposteremo alla prossima puntata per mancanza di tempo, ma c'è il segmento sull'ecologia con Triple P. E soprattutto attenzione al collegamento con Ras Giulio per il film su Bob Marley. Scopriremo insieme il perché. E poi c'è da raccontare l'esclusiva del Rebel Salute. Prima nel sommario, Dani, abbiamo accennato a Ras Giulio, alla connessione con il film di Bob Marley, One Love, che è stato realizzato dalla Paramount, una grandissima casa cinematografica. So che Ras Giulio è un gran conoscitore di Bob Marley e dello stile di vita rasta, anche un gran divulgatore della spiritualità con i suoi podcast. Ma Rassale, spiegami meglio il collegamento di Ras Giulio con il film One Love. Cosa c'entra? Questa, Dani, è una news dell'ultima ora, perché Giulio giustamente non ha potuto rivelare nulla finora per un accordo di riservatezza con la Paramount, ma sono riuscito a fargli un'intervista. Ce lo faremo spiegare direttamente da lui, della versione integrale la pubblichiamo su reggaerevolution.it. Ma questa è una notiziona, Rassale. Complimenti a Ras Giulio, che avrà fatto sicuramente un bellissimo lavoro. Wagwan, Ras Giulio, come stai? Benvenuto su Radio Connection 28.0. Yes, Rastafari greetings, blessed love, a tutta quanta la family, Rassale, Dani, Vito War, yes, large up, blessings, blessings a tutti quanti gli ascoltatori ovviamente di questo favoloso progetto che portate avanti in maniera veramente bella, con il cuore e con l'anima, yes, blessed love. Brother, I&I sa qualcosa, ma anche io ho dovuto mantenere la bocca chiusa fino ad oggi. Spiegaci un po' che c'entri tu con il film di Bob Marley e la Paramount. Yes, finalmente possiamo parlarne dopo una lunga attesa, anche diciamo richiesta e anche tra virgolette anche imposta dalla produzione. Possiamo benissimo dire che sì, ho lavorato a questo film, al film Bob Marley One Love, nella traduzione, nella versione italiana. Quindi in poche parole sono stato contattato proprio dalla ditta partner, dall'azienda partner qui in Italia, della Paramount, per fare cosa? Per seguire tutta quanta la produzione italiana del film. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire dai dialoghi, dalla traduzione del copione fino al doppiaggio, fino al mix. Quindi, in poche parole, quando voi vedrete il film Bob Marley One Love in italiano, ecco, c'è anche, diciamo, la mia partecipazione a questa fantastica opera. Che cosa è successo? È successo che un pomeriggio di qualche mese fa, un pomeriggio dove sembrava non succedere niente, non accadere niente, uno di quei pomeriggi molto silenziosi, sono stato contattato appunto proprio dalla produzione del film, che mi ha chiesto di voler partecipare a lavorare, ecco, alla versione italiana di Bob Marley One Love. Ovviamente, insomma, dopo aver parlato un pochino e dopo essermi anche appurato di quello che era l'impegno, ovviamente sono saltato a bordo in questo fantastico team composto dalla Fiamma Izzo, direttrice del doppiaggio, una celebrità nel mondo del doppiaggio italiano, Fiamma Izzo della Puma S2, questa ditta di Roma, compagnia di doppiaggio che è la responsabile dei film, di tutti i film più grandi, diciamo, che arrivano in Italia, da quelli firmati Steven Spielberg al Gladiatore, a tutta la Disney e compagnia, e con la supervisione di un'altra grandissima professionista del mondo del doppiaggio, che è Rosetta Fortezza, che a sua volta ha lavorato, insomma, per Century Fox, Paramount e così via.
Ecco, mi sono ritrovato praticamente in questo fantastico team che doveva gestire la produzione di One Love, il film di Bob Marley, però non avevo un'idea di come affrontare tutta quanta la parte rasta, la parte quindi spirituale, ma non solo, anche i dialoghi giamaicani e così via. Quindi, diciamo in poche parole, qual è stato il mio compito: occuparmi della traduzione, della revisione dei dialoghi, del doppiaggio e dell'assistenza al mix. Quindi ho corretto i copioni, ho corretto non soltanto la traduzione dall'inglese all'italiano, ma a monte ho dovuto anche correggere la traduzione dal giamaicano all'inglese, che alcuni tecnici della Paramount purtroppo avevano tradotto in maniera sbagliata. Quindi mi sono dovuto risentire tutto quanto il film e andare a scovare quegli errori che dal giamaicano all'inglese i tecnici Paramount ad Hollywood avevano tradotto male. Anche lì è stata tutta quanta una bella avventura, perché poi sono dovuto andare dalla Paramount e dirgli: guarda che avete sbagliato i copioni. E loro mi hanno detto: vabbè, ma che stai dicendo? Com'è possibile? E io gli ho detto: sì, effettivamente avete sbagliato a tradurre dal giamaicano all'inglese, perché forse i vostri tecnici non conoscono il giamaicano, il patua, e quindi ho dovuto dare loro queste correzioni e abbiamo dovuto mettere in giro per il mondo quindi un nuovo copione e così via. E poi che cosa ho fatto? Quindi, dopo aver corretto i copioni, dopo averli revisionati, dopo aver lavorato l'adattamento, perché ovviamente i copioni poi vanno adattati, siamo entrati nella sala di doppiaggio. Nella sala di doppiaggio che cosa ho fatto? Ho lavorato proprio alla formazione degli attori e dei doppiatori. Che cosa vuol dire? Che ho condiviso con loro, lo scenario storico, lo scenario sociale, politico della Giamaica del tempo, perché è proprio ciò che fa sfondo al film, ma non solo, anche la psicologia, l'emotività, lo spirito visionario di Marley, la personalità di Marley e poi ovviamente, cosa non da poco, tutto quanto l'approccio spirituale alla vita, alla mentalità e alla dimensione mistica Rastafari, che ovviamente è la spina dorsale di tutta quanta questa narrazione cinematografica, di tutto questo film. Insomma, questi doppiatori bravissimi, questi attori eccellenti, però non avevano idea di cosa fosse il mondo rasta. Non avevano mai incontrato un rasta, non avevano mai incontrato un giamaicano, non avevano idea di come si parlasse, di come si pensasse, quindi erano totalmente lontani a questo pianeta Rastafari. Ora, il segno distintivo proprio di questo lavoro è stata la decisione di non voler tradurre in italiano delle parole, espressioni e idiomi tipici della cultura e della fede Rastafari. Questo al fine ovviamente di voler, preservare la genuinità e anche la veridicità della pellicola. Quindi ho dovuto anche un po' combattere, non tanto con Hollywood e non tanto con il team di doppiaggio, perché entrambe queste parti erano totalmente con me, e questa sarà una cosa fantastica. Più che altro abbiamo dovuto un pochino contrattare con l'agenzia di marketing, che era spaventata che magari se il film usciva con delle parole rasta magari il pubblico non lo capisse, avrebbe potuto creare della confusione nel pubblico e quindi ci avrebbero rimesso ovviamente gli incassi. Quindi abbiamo dovuto fare un po' di andirivieni, un po' di contrattazione, ma alla fine siamo riusciti a mantenere la maggior parte delle espressioni rasta originali, quindi nella versione originale. Questa è una cosa molto importante, è una cosa senza precedenti. Perché? Perché questo fa del film Bob Marley One Love il primo esempio di opera cinematografica in Italia e in italiano che conservi il lessico, la terminologia, le parole tradizionali rastafari.
Quindi questa è una cosa senza precedenti, che è un passo molto importante anche proprio per questo angolo di mondo che è l'Italia e per l'offerta culturale che esiste in Italia, perché in Italia si vedono film ovviamente sul cristianesimo, sull'islam, sull'ebraismo e così via, e hanno dei termini originali, tradizionali, ma non era mai successa una cosa del genere per quanto riguarda Rastafari. Ora, parte della formazione che abbiamo fatto in sala con gli attori e i doppiatori è stata anche proprio lavorare sulla pronuncia, quindi sull'intonazione dei termini originali e anche calarsi nel modo di vivere Rastafari. Quindi ho parlato loro delle abitudini, i modi di approcciare la vita, i modi di mangiare, i modi di vedere il mondo, la visione proprio del mondo. E ovviamente ho dovuto condividere anche con loro tutti quanti i nostri principi e il nostro modo di vivere Rastafari, quindi la Liviti e così via. Il risultato è un tuffo non soltanto nella vita di Marley, che è uno dei personaggi più influenti dell'epoca contemporanea, ma un vero e proprio viaggio tra gli ideali, l'ispirazione, la ribellione, le libertà, le radici, lì proprio dove la spiritualità magicamente si fonde con l'umanità. E tutto questo si trova in questo film, Bob Marley, One Love. Ras Giulio, è una notizia fantastica, siamo veramente felici per te. Dici subito quando potremo vederlo questo bellissimo allora, film. Allora, quando uscirà il film in giro per il mondo? Esce il 14 di febbraio, ok? In Italia arriverà il 22 di febbraio, quindi una settimanina in ritardo, però già ci sono delle prime visioni. Hanno fatto il 23 gennaio la prima in Giamaica con un successo strepitoso, adesso proprio qualche giorno fa c'è stata la prima a Brixton, Londra, e anche qui in Italia stiamo organizzando delle prime visioni e sì, insomma c'è molta attesa, c'è tantissima energia, c'è tanta forza intorno a questo film. Brother, naturalmente lo potremo vedere in tutta Italia, ma hai una previsione sulle sale in cui sarà distribuito inizialmente? Il film uscirà in centinaia e centinaia di cinema in giro per tutta quanta Italia. Parlando con la compagnia di distribuzione, la compagnia di marketing che è la Eagles Pictures, che è una compagnia pazzesca che si occupa di tutti quanti i film più grandi in Italia, mi hanno detto che questo film di Bob Marley avrà una diffusione di poco inferiore rispetto al Gladiatore, quindi questo per capirci, cioè ci saranno talmente tanti cinema che avranno questo film di Bob Marley che saranno poco meno di quelli che hanno proiettato il Gladiatore praticamente, e questo già ci fa capire tanto, perché insomma parliamo di proiezioni molto molto importanti. Fratello, io invece ti chiedo se hai qualche curiosità, qualche aneddoto da rivelarci. Cosa hai dovuto fare per rendere il film coerente con la figura di Bob Marley? Ma sono successe tantissime cose, ci sono tantissimi aneddoti. Considera che siamo stati un mese e mezzo chiusi in questa sala di doppiaggio, sala di incisione, quindi è tipo uno studio musicale dove c'è una cabina di regia, dove c'è appunto il tecnico del suono che registra con appunto programmi pazzeschi e una capacità tecnica incredibile. A fianco c'è la direttrice al doppiaggio, poi c'è un vetro, questo vetro che separa poi quella che è proprio la sala vera e propria di incisione, dove c'è appunto l'assistente al doppiaggio che ti dice quale battuta devi dire, devi pronunciare, e quale rullo, quale linea, quale copione e così via. E poi c'è l'attore in mezzo alla sala, luce spente davanti al leggio e a 4 metri da questo schermo gigante dove viene proiettato il film, che lui ovviamente deve seguire. E poi ci sono io a fianco al doppiatore che gli dico: ok, questo va bene, questo non va bene, questa la devi rifare, questo non si dice così, questo ha bisogno di più enfasi, questo non è un modo appropriato, un giamaicano non l'avrebbe mai detto, Bob non l'avrebbe mai detta così, quindi gli devo spiegare la pronuncia, ma anche e soprattutto lo stato mentale e lo stato emotivo dietro quelle battute.
Pensa che questi attori sono eccellenti, a livello tecnico sono fantastici, alcuni sono attori di teatro, alcuni sono attori di cinema, alcuni sono soltanto doppiatori favolosi, molte delle loro voci noi le sentiamo, o meglio, chi guarda la TV, non io, ma le sente costantemente passare nei film, nei programmi, nei documentari e così via. Quindi sono voci anche molto molto conosciute, personalità anche dell'ambiente del doppiaggio, però non hanno mai avuto a che fare con il mondo giamaicano, quindi non hanno idea di come parli un rasta in Giamaica, non hanno idea di come Bob Marley stesso insomma si sarebbe potuto comportare in una situazione piuttosto che in un'altra, non hanno idea di quella che è la natural mystic, di quella che è la airiness, di quello che è proprio lo stato mentale, l'approccio alla vita di un rastafari. Quindi abbiamo dovuto fare tanti esercizi di grounding, quindi loro entravano nella sala e io gli dicevo: ok, adesso devi dimenticarti tutto ciò che hai imparato fino adesso riguardo al doppiaggio europeo occidentale, devi disimparare, devi calarti in questa nuova avventura. Quindi facevamo del grounding, degli esercizi di meditazione per proprio per radicarci al terreno, per diventare solidi, per diventare più anche tranquilli, rilassati. Dovevamo immaginarci di essere proprio una montagna. E non solo, anche degli esercizi proprio per calarci nel personaggio di Bob, che combatteva per i suoi ideali, per la sua morale, per il messaggio rastafare, che lo difendeva proprio con tutte quante le sue energie. Quindi riuscire a veicolare non solo la personalità rasta, non solo la personalità ribelle, ma anche proprio la figura del messaggero, del leader, del profeta di questa novella rastafare, ecco, ha richiesto un bel po' di esercizio. La cosa è bella che tutte quante queste persone, questi attori, questi doppiatori hanno fatto un lavoro eccellente e ognuno di loro proprio stando a ciò che dicono, ciò che mi hanno detto, ognuno di loro è uscito da quell'esperienza con qualcosa di più, è uscito da quella sala di incisione avendo appreso, avendo imparato, avendo appunto immagazzinato qualcosa di più, non soltanto a livello tecnico ma anche proprio a livello spirituale. E poi ovviamente c'è tutta quanta la parte tecnica, la parte proprio più sulla pronuncia, nel senso abbiamo dovuto lavorare su come si dica Yaman, come si dica Yes I, come si pronunci Rastafari, Haile Selassie, e tutte quante queste espressioni, queste parole sacre e importanti che fanno parte proprio della nostra tradizione e che dovevano essere dette nella maniera giusta, perché altrimenti il film sarebbe risultato finto, sarebbe risultato di plastica e avrebbe avuto una vibe molto occidentale, tra virgolette. Ultimissima domanda, so che già hai delle presentazioni dove spiegherai prima della proiezione il tuo lavoro nella redazione e naturalmente la figura del King of Reggae. Sì, stiamo lavorando ad una serie di presentazioni con proiezione, quindi praticamente funzionerà così che alcuni cinema in giro per l'Italia ci stanno contattando per avere prima della proiezione proprio una presentazione dove sarò presente, dove ci sarà anche qualcun altro e si parlerà appunto del film, si parlerà del making of, quindi di tutta la storia e tutto il processo della versione italiana, doppiaggio, traduzione, tutte le cose che abbiamo un pochino accennato adesso in questa bellissima intervista con voi, però diciamo più in maniera più estesa e in maniera più ampia, quindi racconteremo più aneddoti, quindi racconteremo più vicende, momenti difficili, momenti belli, momenti, come dire, anche complessi, momenti in cui gli attori sono stati anche messi un po' alla prova, momenti anche in cui io sono stato messo alla prova, ovviamente, perché questo film è non solo una bella avventura ma anche un'enorme responsabilità anche proprio per me nella scelta dei dialoghi, di tutto quanto, dei vocaboli, dell'approccio, proprio perché la cosa bella
è che sia la Paramount che la compagnia Puma Is 2 con la quale ho collaborato mi hanno dato carta bianca, quindi mi sono trovato praticamente a dover prendere delle decisioni molto molto importanti su come tradurre questo, se tradurre o non tradurre, come si dice, come si fa, qual è meglio, quale espressione è meglio mettere qui, è meglio mettere lì, insomma delle scelte che poi una volta che prendi ovviamente non puoi tornare indietro. Quindi è stato, diciamo, una challenge anche per me in primo luogo. Quindi stiamo lavorando presentazioni su Perugia, che sarà il 24 di febbraio, ma ci sarà anche Roma, e prima ancora ci sarà molto probabilmente una prima nazionale, che però ecco, stiamo aspettando ancora dei dettagli e anche proprio la data precisa. Quindi se volete anche voi portare una presentazione di Bob Marley e del tutta quanta la storia del making of della versione italiana, contattateci o contattatemi, insomma, anche tramite i social, c'è Instagram, c'è Facebook, Messenger, Rasgiulio, oppure attraverso anche proprio WhatsApp, che è il numero, o email, insomma sapete benissimo dove e come trovarci. Yes, I, more love, more blessings. E a questo punto non resta altro che invitare tutti gli ascoltatori ad andare a vedere il film e guardare i titoli finali, dove troverete anche il nome di Rasgiulio. Se poi avete l'opportunità di promuovere la presentazione di Rasgiulio, troverete tutti i riferimenti sulla pagina di reggaerevolution.it, dove ci sarà anche l'intervista, ricordo, integrale. Giulio, io a questo punto ti saluto, big up. E grazie mille per l'esclusiva. Grazie ancora di questa bellissima opportunità, un salutone a tutti quanti voi che siete all'ascolto, ovviamente. Nuovamente blessings, love, respect alla redazione, Ras Ale, Dani, Vito War e tutta quanta la famiglia dietro questo bel progetto. Rimanete sintonizzati e seguite anche gli sviluppi che pubblicheremo su Reggae Revolution, e per qualsiasi cosa mandateci un segnale e fateci sentire la vostra energia. Yes, I, more love, more blessings, more guidance and more protection. Rasta. Ale, che bella cosa, speriamo che abbia tanto successo. Siamo in chiusura, ai saluti finali, speriamo che vi siamo piaciuti, se così è stato ci risentiamo la prima domenica del mese. Come dice Vito No War, cerchietto rosso, giallo e verde sul calendario per il 3 marzo. Per il prossimo appuntamento con Reggae Connection 29.0.